prendersi una denuncia perché il palazzo stava crollando e avrebbe potuto provocare danni alle persone. Una ruspa nella notte demolisce una dimora storica. Non l'ha ordinato nessuno, l'ha deciso il proprietario per protesta. E ora è finito sotto inchiesta, denunciato dalla soprintendenza archeologica che su quell'edificio aveva posto i vincoli. Siamo a Porto Empedocle, la Vigata di Camilleri. Ecco com'era alla fine dell'Ottocento Palazzo Montagna, un edificio in stile neogotico. Col tempo, dopo i vari utilizzi, viene abbandonato all'incuria e al degrado. L'ultimo proprietario è un architetto che ottiene dalla sovrintendenza i vincoli di bene protetto destinato al recupero. Ma non ci sono i soldi. Allora il proprietario pensa di insediarvi una struttura turistica, ma la sovrintendenza gli boccia per due volte il progetto. Nel frattempo il palazzo, che sorge su una strada dove vivono 350 famiglie, rischia di crollare. Il comune ordina per due volte al proprietario di metterlo in sicurezza. Lui non lo fa. Nei giorni scorsi un cornicione minaccia di venire giù. I vigili del fuoco intervengono per rimuovere il pericolo e la strada viene chiusa. Di fronte alla protesta degli abitanti, il sindaco, Lillo Filetto, è costretto a imporre 24 ore di tempo al proprietario per provvedere a mettere l'edificio in sicurezza. Ma il proprietario lo mette in sicurezza così, come documentano le immagini di agrigentooggi.it. Nottetempo chiama le ruspe e lo demolisce e viene denunciato. La notizia raggiunge anche Andrea Camilleri, che smentisce che in quella dimora, come sostiene qualcuno, vi abbia ambientato uno dei suoi racconti. La difesa lascia perplesso.